Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Parleremo bene di che cosa? Del 36esimo episodio di Grarbatron. Vi ricordate che avevamo sbloccato lo Xenoclove, il nuovo UFO astronave? Beh, adesso andremo a vedere che cosa si tratta. Andremo a vedere anche il trailer, Intanto buona visione, cioè il trailer di quello che accade. Forse sono arrivati altri alieni, chi lo sa. Comunque, buona visione. Ok ragazzi, abbiamo visto, li avete visti gli alieni, abbiamo visto il piccolo trailer. E dov'è? Qua lo Xenoclove. Che dite, cambiamo area? Mamma mia, è gigante, Distrugge le case in un colpo solo, Sì, ma che mi... Guardate la vita, La vita! È molto potente, no, ragazzi. Bello il trailer degli alieni che cantavano, vero? Ragazzi, ho una piccola confessione da farvi. Ricordate che dicevo che uscirà la serie astronomia? Beh, stasera uscirà per davvero, L'ho detto tante volte e nessuno poi mi darà ascolto. Ma spero che vi piaccia, perché sono cose reali che prenderò col mio telescopio. Minimo potrei fare le foto, perché l'obiettivo per i pianeti è la qualità degli ISO. Mamma mia, ma questo astronave è indistruttibile, No, distruttibile. Distrugge qualsiasi cosa, Guardate che roba. Lo Xenoclove è pericoloso, Nessun elicottero? Attenzione ai militari. Avete voglia? Prima incominciamo da questo orribile elicottero. Oh, attenzione. Chi non l'avesse saputo, sui social sono andato a vedere che 4 giorni fa al porto di Catania hanno avvistato una balena. I commenti orribili di idioti, che c'è anche scetticismo qui. Beh, lasciamo stare gli alieni, chi ci vuole credere, ma qua si tratta di una cosa già esistente. Sulle balene,
alcuni che dicono Capodoglio, quella è mia suocera che si stava facendo il bagno. Ma che razza di commenti sono questi? Ah, e poi gli ho parlato anch'io, questa specie non è un capodoglio né una balenottera, ma è una balena comune. Però il video è molto più realistico registrato del mio, si vede anche la coda. Vi ricordate quella notizia del giornale? Lì la voce non era ancora sviluppata. E avete visto, mi è cambiata e mi piace questo tono di voce. Alle elementari c'è che si lamentava con la mia voce quando parlavo. Ora no. Non piaceva nemmeno a me. Però riuscivo a fare il verso dei falchi che qui alla panoramica ci sono. Non vuoi la tua voce? Fai un altro prezzo, almeno paghi. Li ho fatti scoppiare tutti quanti. Questo UFO è un'arma indistruttibile, eh. UFO, astronave. Boh, come la chiama, uno la chiama. È distruttibile, ragazzi, guardate che roba. Proprio fa di un colore intenso. La Xenoclove. Qua c'è la polizia. E poi guardate che tonalità di vita ha questa astronave, eh. Ok, caramati. Ma questo è un esercito. Troppi militari. No, gli aerei. Ma non c'erano. Oh, gli aerei sono pericolosi, eh. Fammi indovinare, un altro elicottero. C'è qui. L'ultima puntata sarà la prossima volta, ragazzi. Forse zombie contro alieni. Non è finita ancora. Qua siamo in un altro posto. Forse non so utilizzarlo io, perché ho utilizzato molte astronavi a parte questa. Sì, ma il problema è gli aerei. Però con le altre astronavi non lo dava il problema degli aerei, manco esistevano. Oh, ragazzi, guardate che muoio prima del tempo. Un alieno, quello lo devo prendere.
Ciambella? Finiamo tutte le zone con questa astronave. E quando le finiamo, allora possiamo finire qui il gioco. Ma dobbiamo rifare tutte le zone. Però è troppo veloce, eh? Sì, gli UFO devono essere veloci. Chi è stato a spararmi? La pagherà cara chi sia stato. Sei stato tu, stupido cacciatore? Bene, avrai la morte allora. Ce ne deve essere un altro. Non la devo toccare con la mano. Ora sì, posso toccare tutto con l'arma indistruttibile. Ho distrutto un alieno. Qua non c'è niente, ma questa astronave è molto veloce, eh? Si nota che è veloce. Non vi azzardate a sparare perché vi ammazzo a voi. Stupide guardie. Posso spostare questa roccia, eh? Perché qua c'è una miniera d'oro.
La pagherete cara per questo. Ora vi ammazzo. Eccomi qui. La furia rossa. Muori. Anche tu. Nessuno si permette di prendere in giro gli extraterrestri. Un'entità molto superiore agli umani. Mamma mia, ho rischiato grosso, Non l'ha toccato quell'alieno, per fortuna. Ma poi che sarebbero queste ste cose? Erano spend. Specie di missili di non passare gli alieni. E mi sono ferito. E ho fatto saltare all'aria le macchine. Questa è una cosa divertente. E anche questa. Ora ti metto un tubo nell'elica e ti faccio sprofondare. Stupido elicottero, non ti azzardare. Qua siamo nella zona dei militari, credo. Infatti stanno aumentando. Qua la zona sembra vasta. Dei militari. Ricordate che alcune volte morivo, ma con questa astronave super potente nessuno mi può distruggere.
Ma come è sopravvissuto? Cioè, da sbalordissi. Quel soldato è riuscito davvero a sopravvivere. Tu prendi questo e non ti azzardare più. Tu, avvocato, vieni con me. Che ho bisogno dei miei esperimenti scientifici. Ho rischiato grosso di uccidere la mia entità. Questo potrebbero uccidermi, Se sanno che sono uno che distrugge l'entità extraterrestre, un alieno ribelle. Mi sto avvicinando alla base dei militari, questo è certo, ragazzi. Perché ne vedo sempre molti e numerosi. Mi sto avvicinando. Qua sono i primi. E non ho ottenuto niente. Bravo! Non pensavo che esplodesse. Ma alcune case possono esplodere. Se hanno le bombole, forse. I militari, raga. L'elicottero non si è saputo controllare. No.
ottenuto anche una vita in più. Ok, ora lascio fare questo masso. E uccidiamo quello stupido elicottero. Grazie. Mi sto avvicinando, raga. Sempre più vicino alla base dei militari. Carri armati. Niente panico, resuscitiamo con la vita extra. Quelli sono militari. Oddio. Guardate come mi hanno conciato. Piano. Piano. Meno male, un alieno mi ha salvato la vita. Questa astronave è veloce. Proiettile di un carro armato è pericolosissimo, ragazzi. Guardate come mi hanno ridotto. Sbaglio qua. Cosa? Ed ecco cosa è successo. Beh, comunque, non è andato così tanto. Ma è questa l'area 51, sì. Visto area 51. Area 51. Sì, infatti, per questo è la base dei militari. Comunque, il video si può concludere qui. La prossima volta assaltiamo l'area 51. Già l'abbiamo fatto, ma con questa astronave no. Forse dovrei prenderci la mano, Beh, ragazzi, spero che questo video, ovviamente, di Rar Patrol, il 36° episodio, utilizziamo lo Xeno Clove in due zone diverse, vi sia piaciuto? Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Mettete un bel like e noi ci vediamo in un prossimo video con Astronomy, la serie. E stavolta per davvero. L'orario ovviamente potrebbe essere
di sera. Ma vi lascerò qualche informazione se il video è pronto. Comunque, la nuova serie è confermato. Uscirà oggi. Ok, che osserveremo la luna e anche i pianeti. Comunque, ci vediamo alla prossima. Ciao!